prova? Qua si devi mettere là. Prova? Riprova? Sì. Sì. Vorrei vedere un attimo come si sente l'audio. Che questo quando parla non si sente? Sì, prova. Però dire, però... Sì. Prova. Sì, prova. 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 Sì, prova. Prova. No, non c'è nessuno, niente. Sono solo con te. Prova. Allora mi sta andando in massa. Prova. Prova. Di nessuno. Ah, ok, non è capitato che tu quest'anno.
No, no, sono vecchio. Roberto, hai già il link della... Sta sul sito web. Web, web. Sì, sì, sul sito del comune c'è il link nella homepage. Allora, mo come fa? Mi avessi parte chi sta di comune qua. Grazie.
Grazie.
Dichiaro aperta la seduta. Buonasera a tutti. Come vedete, purtroppo, causa motivi di restrizione per il Covid, questo consiglio comunale può essere effettuato solamente dai consigli comunali partecipanti, gli assessori, e non c'è il pubblico, ma siamo, diciamo, in diretta streaming sul nostro canale del Comune di Casalotto. Per questo adesso leggerò l'informativa sulla privacy. La seduta del Consiglio Comunale viene ripresa in diretta streaming per rendere trasparente e chiara un'informazione relativa al trattamento dei dati personali, il quale sarà improntato sui principi di lecità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei danni, esattezza, limitazione, conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione, tutelando la riservatezza dei danni interessati secondo quanto previsto l'articolo 5 del regolamento UE del 2016. Il titolare dei dati del trattamento è il Comune di Casalotto. La base giuridica legittima del trattamento dei dati è il testo unico sull'ordinamento degli enti locali che garantisce la pubblicità degli atti. I dati sono conservati in archivi informatici e telematici e sono assicurati dai misure di sicurezza adeguate. I soggetti destinatari alla comunicazione dei dati sono gli utenti del servizio di trasmissione streaming e delle televisioni mondiali, fermo restando il divieto di ripresa e o diffusione dei dati sensibili. Ai fini dell'autorità della protezione dei dati personali, ai sensi del codice vigente, le riprese audio e video in corso di seduta comunale devono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale e altri partecipanti che intervengono. Le telecamere per questo sono orientate in modo da riguardare i partecipanti e il personale dipendente di servizio. Chiedo alla segretaria comunale di procedere all'appello nominale. Esatto. Buonasera a tutti. Marino Vito. Alessio Elena, Presidente Giovanni, Esposito Daniele, Esposito Giovanni, Giordano Patrizia, Magliella Fabio, Maglione Luigi, Marino Maria, sempre, Marotta Giulia, Marotta Nicoletta, Napolitano Francesco, Salmentieri Pasquale, Fuggione Elisabetta, presente. Riccardo Antonio, presente. Russo Giovanni, presente. Silva Nadia, presente. C'è il numero legale? Sono stato... Perfetto, prima di iniziare con l'ordine dei lavori, chiedo ai consiglieri di alzarsi in piedi per l'inno nazionale.
Grazie, passiamo allora al primo punto all'ordine del giorno, convalida degli eletti alla carica di sindaco, di consigliere comunale ed eventuali sindaco. Poiché dopo gli scontri effettuati si dà atto che sono stati acquisiti gli atti di dichiarazione sostitutiva relativi all'assenza di cause di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità dei consiglieri eletti, si informa ai consiglieri che gli uffici comunali hanno avviato le procedure relative alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese, compresa l'assenza di vertenze giuridiche contro il Comune di Castellatore e di posizioni debitorie tributarie nei confronti del settore. Se ci sono pareri discordanti, possono passare al secondo punto all'ordine. Quindi possiamo dare possiamo approvare che il consiglio comunale di tutti gli eletti. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Giuramento del sindaco di eletto. La parola al sindaco, prego. Giuro che nell'espletamento del mio mandato osserverò lealmente la Costituzione italiana. Allora, auguri a tutti noi per questo insediamento, questo nuovo Consiglio Comunale, anche se tutto ciò avviene in un periodo difficile, drammatico, che inevitabilmente influenzerà il governo del nostro Paese. Questa pandemia, oltre a mantenere a serio rischio la nostra salute, sta mettendo a dura prova il nostro sistema sociale ed economico. Il distanziamento forzato e tutte le limitazioni che dobbiamo assolutamente rispettare ci costringono all'antisocialità che spesso si traduce nella diffidenza verso il prossimo. Come sindaco farò il possibile affinché la nostra comunità resti unita e metta in campo tutte le misure che possano preservare il tessuto economico del nostro Paese. Contatti continui e costanti con l'ASL, richiesta di screening di massa per l'individuazione dei focolai, collaborazione e supporto soprattutto per le fasce più deboli, con protezione civile, Croce Rossa e sanificazioni. Le condizioni finanziarie del nostro comune costituiscono la base oggettiva ed imprescindibile da cui partire. Qualsiasi idea o progetto deve tenere conto di ciò, diversamente costituirebbe l'ennesima presa in giro della città. Da sempre ho sostenuto la mia piena apertura e disponibilità al dialogo e al confronto. Sarò attento alle proposte che da ciascuno possano pervenire. Mi auguro che terminate le fisiologiche diatribe elettorali, ora possiamo lavorare insieme alla rinascita del nostro Paese. Auspico dunque una fattiva collaborazione basata sulla franchezza, il rispetto e la fiducia reciproca. La mia porta è sempre aperta. I progetti che porteremo in essere sono la videosorveglianza, i lavori sul campo sportivo, rotonda di circonvalazione, area sgambatura cani, potatura di alberi, segnaletica ed incontri continui con la ditta dei rifiuti per potenziare l'attività. I punti del programma, riorganizzazione della macchina comunale, il programma elettorale potrà essere attuato solo se la macchina comunale funziona a dovere. Ecco cosa voglio fare. Individuare le varie professionalità presenti all'interno e creare le migliori condizioni per garantire una gestione efficiente dei servizi pubblici. Nessun nuovo assetto può essere introdotto senza il coinvolgimento e la valorizzazione delle risorse umane presenti nell'ente. Ricerca a livello regionale, statale e europeo di finanziamenti in grado di veicolare risorse economiche necessarie per lo sviluppo del nostro territorio. Alla luce di ciò sono essenziali figure professionali specializzate nell'utilizzo dei fondi. Valuteremo la possibilità di corsi che formino il personale. Per questo obiettivo, se ce ne sarà
la possibilità di avvalerci di figure professionali già esperte nel settore. Digitalizzazione dei servizi al cittadino per rendere più efficiente l'azione della pubblica amministrazione, migliorando la qualità dei servizi pubblici erogati attraverso canali alternativi a quello tradizionale. La sicurezza e l'ordine pubblico. Nell'ultimo periodo Casalatore è stata vittima di un'escalation di microcriminalità che ha reso il nostro territorio profondamente insicuro. Ecco cosa voglio fare e volevo fare. Il lavoro di collaborazione continua e costante con la Prefettura attraverso un confronto assiduo che porta alla maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio, soprattutto nelle ore serali. Utilizzo del sistema di videosorveglianza ed eventuale implementazione in punti non ancora coperti per la prevenzione e la repressione sia di atti criminosi che di violazioni del codice della strada. Task force della Polizia Locale per il contrasto delle reiterate violazioni del codice della strada. Associazione Sport e Tempo Libero. Il mio pieno impegno è nell'assicurare sostegno alla collaborazione a tutte le associazioni per creare sinergie e sfruttare nel migliore dei modi le strutture comunali. Il volontariato spesso sopperisce alle mancanze istituzionali, attanagliate dalla carenza di fondi. Con un lavoro costante e sinergico tra l'amministrazione e le realtà presenti sul territorio, i benefici per i cittadini saranno notevoli. Ecco cosa voglio fare e vorremmo fare. Vi daremo vita alla consulta delle associazioni. Ci avvaremo dell'instancabile lavoro della Croce Rossa e della Protezione Civile per l'assistenza delle fasce più deboli, con l'adozione di progetti ad hoc. Si tratta di due realtà essenziali per Casalatore, sempre presenti e instancabili. Il confronto costante con loro ci aiuterà ad offrire molti più servizi alla cittadinanza. Istituiremo la consulta dello sport perché riteniamo che il lavoro sinergico tra le varie società sportive possa rendere un servizio migliore ai cittadini. Investimento sugli impianti sportivi, recuperando le strutture esistenti attraverso un'opera di riqualificazione e messa in sicurezza. Il miglioramento di tali impianti permetterà l'organizzazione di eventi sportivi come la giornata dello sport e tornei scolastici. La scuola. Tra le nostre priorità c'è la sicurezza degli alunni, insegnanti e di tutto il personale scolastico. Ecco cosa voglio e vogliamo fare. Interventi di ristrutturazione e rinnovamento degli edifici scolastici, tali da rendere agibili le aree che attualmente non lo sono, e mettere in completa sicurezza le strutture. Conseguente a tale azione è essenziale la programmazione con i dirigenti scolastici di una manutenzione ordinaria. Miglioramento e potenziamento del servizio mensa. Maggiore attenzione e sostegno verso la famiglia in difficoltà attraverso i servizi sociali, soprattutto nella lotta alla dispersione scolastica. Con la collaborazione con i dirigenti scolastici con la creazione di progetti che favoriscano l'apertura delle scuole in orario extrascolastico, perché diventino luoghi di aggregazione utilizzabile da tutti i cittadini. Politica del territorio. Tutti desideriamo una città più verde e più pulita. Ecco cosa vogliamo fare. Piantumazione di nuovi alberi messa in sicurezza di quelli già presenti. Riqualificazione degli spazi verdi territoriali e la loro gestione attraverso l'utilizzo di precettori di reddito di cittadinanza. In tal senso proseguendo il lavoro messo in atto dal commissario e della popolazione delle associazioni di volontariato. Miglioramento della percentuale di raccolta differenziata attraverso un maggior controllo e utilizzi di sistemi che premino i rifiuti, così da incentivare i cittadini al rispetto delle regole. Un lavoro molto più lungo e strutturato richiederà l'attuazione dell'idea che sia necessario passare ad un sistema di pagamento basato su criteri di metri quadri, su criteri quali metri quadri o componenti familiari, a un sistema da rifare, ossia pagare in base alla quantità conferita. Riqualificazione di piazza 30 luglio, decongestionando la sosta del selvaggio, ripristinando il parcheggio sotterraneo. Un'azione volta a dare anche una grossa mano al commercio locale. Trasporti.
Siamo isolati ormai da anni e una situazione è diventata insostenibile. Dobbiamo però tenere conto della crisi che sta vivendo la CTP, azienda dei trasporti, che dovrebbe coprire il nostro territorio. Ecco cosa vogliamo fare. Valuteremo costi e fattibilità per l'istituzione di una navetta circolare. Se impossibilitati nell'agire da soli, coinvolgeremo i territori limitrofi che vivono le stesse difficoltà, individuando punti strategici da collegare attraverso un bus circolare. In previsione anche delle fermate della nuova linea della metropolitana, le quali andranno anch'esse collegate con le zone del paese. Fine la pressione fiscale, lotta all'evasione fiscale sui tributi locali. L'attuale pressione fiscale è in parte generata dal mancato pagamento perpetrato da vari utenti e dalla mancanza di opera di riscossione. Ecco cosa vogliamo fare. Utilizzeremo tutti i mezzi che la legge ci riserva per il recupero di dette somme, ovviamente tenendo conto della morosità incolpevole, perché crediamo che di un'equa distribuzione del carico fiscale che dia finalmente respiro a chi ha sempre pagato. Festa patronale. Per riavere la nostra festa sarà essenziale il rispetto delle regole. La legalità è un punto imprescindibile per scongiurare nuovi stop ai festeggiamenti. Dobbiamo però assolutamente tenere conto del periodo che stiamo vivendo. È inutile dire che le condizioni attuali non permettono l'organizzazione di tali eventi. In attesa di tempi migliori, ecco la nostra idea riguardo. Avviare un tavolo di confronto con i comitati e paranti per organizzare nel migliore dei modi i festeggiamenti, accogliendo e valutando proposte e suggerimenti. Lavoro sinergico tra amministrazione, parrocchie, associazioni e comitati per restituire dignità e valore alla nostra festa. Grazie Sindaco. Allora possiamo passare adesso agli interventi di consiglieri comunali. Consigliere Riccardi, prego. Avanti il microfono. Signor Sindaco, colleghi consiglieri, un saluto alle persone presenti e a quelle che ci ascoltano. Prima di ogni considerazione, mi sia consentito di rivolgere un sentito augurio al Sindaco Marino e a tutti i consiglieri eletti di un lavoro proficuo e ricco di soddisfazioni. Per noi, ma soprattutto per il comune che amministriamo, che viene da un momento di grande difficoltà, per le vicende note a tutti e per le quali siamo tutti certi che avranno un esito positivo per il nostro territorio. Vorrei precisare subito una cosa. Il problema più grosso che ci troviamo ad affrontare è la situazione di grande instabilità politica, alla quale basti pensare che un'amministrazione nata meno di un anno fa ci ha portato al commissariamento nel volgere di pochi mesi, evento che se dovesse ripetersi sarebbe il primo dei problemi che Casalatore dovrebbe affrontare. Si apre dunque una nuova stagione di governo, al di là della gioia di chi vince, giusta e giustificata. Vincere le persone due preferenze rappresenta l'inizio di un viaggio difficile, ma con unica direzione obbligata. Un buon governo duraturo, di larghe prospettive nel tempo, nei modi e nell'azione di governo. È un dato da valutare con grande serietà, poiché i problemi da affrontare sono tanti e di non facile risoluzione. E la volontà di tutti, in molti casi, sarà decisiva. Sia chiaro. L'amministrazione Marino ha vinto legittimamente le elezioni ed è incaricata di amministrare il Paese. Ma se partiamo dalle considerazioni sin qui esposte, a ben vedere un ruolo decisivo lo acquisirà il Consiglio, sede di rappresentanza di tutte le forze politiche che hanno partecipato alle elezioni e che hanno il diritto dovere di svolgere la funzione alla quale sono state chiamate. Le forze politiche, tutte,
devono sforzarsi di andare oltre la naturale tendenza di scoprire. Bisogna invece trovare la forza e i motivi di un dialogo costruttivo, nell'interesse del paese e dei cittadini. E bisogna essere chiari: la maggior parte di responsabilità spetta chi ha vinto le elezioni. Bisogna dimostrare di essere in grado e di produrre ciò che i cittadini hanno richiesto: un governo stabile, sicuro, sereno e produttivo. Noi siamo certi che a queste aspettative riusciremo a dare delle giuste risposte, poiché conosco gli amici con i quali ho condiviso un percorso politico ed umano di non poco conto, e sono certo che siamo tutti animati da una voglia di far bene, perché amiamo il nostro paese e siamo sempre fieri del lavoro che facciamo. E così sarà anche in questo caso. Purtroppo però, come si dice, le strade dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni. Perciò dobbiamo prepararci a lavorare solo e senza fare scuole per risolvere questioni importanti ed urgenti. Pensiamo all'assetto urbanistico della città, che da troppi anni manca di un piano regolatore generale, che ne rilanci l'immagine e la vivibilità. Ma non solo. La sicurezza, elemento non rinviabile, urgente e non differibile. Occorre costruire una salda e forte intesa tra la polizia locale, i carabinieri e la polizia di Stato, non per costruire una repressione senza fine, ma per garantire ai cittadini tutti regole condivise e il rispetto del senso civico, che purtroppo negli ultimi anni è venuto a mancare. Mi sia consentito accennare qualcosa sulle scuole. Gli edifici restano in condizioni sicuramente migliorabili, sia sotto l'aspetto strutturale, ma ancor di più sotto il profilo tecnologico. Spesso gli studenti, tutti, e talvolta gli stessi insegnanti, sono stati molto impreparati a questa nuova forma di didattica che via via sta prendendo vita. Facciamo in modo che la scuola non sia ulteriormente penalizzata. Essa rappresenta lo specchio della comunità. Ma soprattutto mi aspetto un'azione di collaborazione tra diversi istituti, per una sempre migliore offerta formativa per i nostri giovani. Come voi tutti sapete, ritengo di primo piano la costruzione di una seria politica per il commercio. Mi piacerebbe che questa amministrazione riuscisse a invertire la tendenza che ormai divampa tra le nostre vite. Sarei orgoglioso se riuscissimo a fare in modo che si venisse ad investire sul territorio piuttosto che scappare e vedere sempre più saracinesche chiudere. Ridurre la tassazione comunale, limitare la burocrazia e incentivare il lavoro, la sicurezza urbana, curare l'ambiente, l'identificazione di parcheggi, dovranno essere le strategie per migliorare questo settore, ulteriormente penalizzato dalla tragica pandemia che stiamo vivendo. Mi impegnerò personalmente affinché in questo paese non vengano dimenticati gli ultimi, non vengano trascurate le necessità di coloro che in maniera quasi maniacale non lasciano intravedere le proprie difficoltà, non solo economiche. Naturalmente, tutte queste buone intenzioni, come dicevo, devono essere sostenute dalle buone pratiche, anzitutto con scelte adeguate, partendo da una giunta all'altezza delle sfide che dovremo affrontare. Tralascio le polemiche sul nome straniero che hanno sono girate sui social in questi giorni, poiché io credo che qualità e capacità non siano scritte su un certificato di residenza. Pur tuttavia suona strano che tra i professionisti, i giovani, gli uomini e le donne impegnate nel nostro comune non si siano trovate persone degne di ricoprire tali ruoli. Ma tant'è, siamo certi che gli assessori nominati, ai quali rivolgiamo i nostri più sentiti auguri di buon lavoro, sapranno confutare tutti i dubbi e noi ti daremo il supporto necessario. Naturalmente, cari colleghi ed amici, se siamo tali, ci dobbiamo dire le cose con chiarezza. Chi ha vinto la tornata elettorale ha il dovere di fare atti dimostrativi che facciano comprendere con chiarezza dove siamo diretti. Da questo sforzo non può essere esclusa, né si può chiamare fuori la minoranza, che pur ricoprendo il proprio ruolo può e deve costruire insieme un percorso nuovo e salutare per il nostro paese. Io mi auguro di poter avere in quest'Aula una partecipazione attiva, di qualità e di serietà, mettendo da parte il populismo, che a nulla serve se non a diventare una passerella per qualcuno che manca di atti concreti, per dimostrare il valore delle proprie azioni politiche.
Con queste aspettative ho ritenuto di salvare l'avvento della nuova giunta che sosterremo senza sé e senza ma, ma con un confronto e un controllo forte, anche aspro, ma tutto proteso al bene dei molti e non agli interessi dei pochi. Grazie. Buonasera, cari colleghe e colleghi, consiglieri, signor sindaco, signori della giunta, mi rivolgo a voi, ma soprattutto mi rivolgo ai cittadini presenti che ci ascoltano da casa. Mi rivolgo a coloro che hanno votato questa maggioranza e a quelli che non l'hanno fatto. È superbo, esprimo le emozioni che provo in questo momento. Sento la responsabilità del ruolo e dell'impegno in cui sono stata chiamata. Per me l'obiettivo primario di questo mio mandato da consigliera è quello di non tradire le aspettative di benessere e sviluppo della nostra comunità, che da troppi anni e in attesa di un riscatto sociale, culturale e economico. Sono figlia di questo territorio, conosco bene le difficoltà di Casal Torinese e le peculiarità del paese. Per geografia, per risorse e per storia dovremo raccontare oggi un altro paese. Casalatore invece, rispetto ad altre realtà di Vitefe, non ha avuto alcun sviluppo. Ma non voglio dilungarmi su questo, che Casalatore non è oggi. Piuttosto voglio soffermarmi su questo Consiglio Comunale, un luogo dell'eccellenza, di discussioni sui problemi del Paese, il luogo delle idee e delle proposte. Proprio in nome di questo compito, in cui siamo chiamati tutti, il mio più alto proposito è quello di poter quotidianamente esercitare due principi fondamentali, l'ascolto e il confronto. In una sola parola, dialogo. Un dialogo onesto e propositivo. Un dialogo costruttivo e nominato un'unica stella guida. Rendere Casalatore un posto migliore di quello che è oggi. Per cui, per quanto mi riguarda, sono banditi personalismi, disfattismi e polemiche inutili e dannose. Il momento in cui il Paese ha bisogno di fare un salto in avanti è adesso. Per questo auguro a noi tutti un buon proficuo lavoro fatto di confronto sano, costruttivo e edificato dal punto di vista umano oltre che politico per rendere presto a Casalatore un posto migliore di quello che è oggi. Grazie. Grazie. Altri interventi? Buonasera a tutti. Un grazie sincero a tutta la popolazione per la fiducia e la stima ricevuta, nonostante il periodo critico sanitario che stiamo vivendo. Esprimo il mio più sincero sentimento di gratitudine per essere qui oggi, sedere tra questi banchi e avere l'opportunità di rappresentare non solo l'elettorato che ci ha dato fiducia, ma ogni singolo cittadino casalatorese. Nel momento in cui ci apprestiamo ad iniziare questa nuova esperienza amministrativa, mi sembra doveroso rivolgere un saluto di benvenuto al sindaco eletto Vito Marino e tutto il Consiglio Comunale. Un saluto particolare va anche ai candidati consiglieri che non sono stati eletti, ai quali ribadisco che il loro contributo sarà essenziale nelle decisioni che prenderemo in futuro. Permettetemi di rivolgere un caloroso saluto a tutti i cittadini di Casalatore. Lo stesso ringraziamento lo rivolgo a tutto il personale del Comune. Sono sicura che la professionalità e la disponibilità di tutti i dipendenti continueranno ad essere di supporto anche nei prossimi 5 anni, non solo al Sindaco e alla Giunta, ma a tutto il Consiglio Comunale. Abbiamo inoltre la grande responsabilità e il compito di avvicinare i cittadini alla politica, intesa come l'insieme delle piccole e grandi scelte quotidiane che ognuno di noi compie ogni giorno, dentro e fuori quest'aula. Noi dovremo lavorare con costanza, senza cercare risultati immediati, ma seminando bene e con pazienza. Nell'auspicio che ognuno di noi, pur nelle rispettive differenze, saprà esprimere il massimo di se stesso, nell'esclusivo interesse della città,
Io vi ringrazio e vi auguro a tutti buon lavoro. Altri interventi? Prego, consigliere. Buonasera a tutti, i colleghi consiglieri che mi hanno preceduto hanno già ampiamente illustrato qual è, diciamo così, la linea che questa amministrazione intende portare avanti, quella di una collaborazione ampia non solo tra i consiglieri eletti della maggioranza, ma anche tra i consiglieri eletti dell'opposizione, perché sia il momento storico, sia la stessa città di Casapatore necessita e ha bisogno di voltare pagina, ha bisogno veramente di avere e sentirsi abbracciata da quelli che sono i rappresentanti di questa città. Io non sono di Casapatore, ma mi sento veramente onorato di poter rappresentare i cittadini di Casapatore. Durante il periodo di campagna elettorale e dopo le elezioni ho avuto modo di incontrare tanti cittadini di Casapatore. E tutti illustrano veramente un handicap negli ultimi anni, diciamo così, di un'assenza totale, insomma, di quelli che sono sentissi vicini, sentissi accompagnati per mano dalla politica. Forse tutti noi, a forse ben compreso nell'esprimerci, non riusciamo ad interpretare bene quello che è la volontà e il sentimento dei cittadini, ma il mio è un invito, un'esortazione di lasciare da parte quelle che sono, insomma, le lotte, le diatribe, i discorsi partitici o personali. Abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme col sindaco eletto. Del resto, il dato elettorale che emerge è un dato elettorale di una città divisa tra le due coalizioni. Quindi, meno male, abbiamo bisogno tutti insieme di lavorare, tutti insieme di fare cose importanti per questa città. Abbandoniamo lo spirito guerriero e bellico che può animare qualcuno, e andiamo avanti in un'unica direzione, costruiamo, sindaco, il mio invito che ti faccio, affinché il Consiglio Comunale di tutti, quindi i rappresentanti di maggioranza e di opposizione, possano essere coinvolti in tutti gli argomenti veramente importanti che possono riguardare questa città, che necessita una collaborazione di tutti. Laddove non c'è questa collaborazione, io credo che il percorso diventa quasi non praticabile, quindi veramente, al di là di tutti i buoni principi già esposti dai colleghi consiglieri, volevo solo invitare tutti ad una serena, sincera, schietta collaborazione affinché possiamo veramente dare un senso a questa amministrazione in generale e quello che sarà per la città di Casapatore. Sul programma del sindaco concordo ovviamente su tutti i punti, perché abbracciano un po' le esigenze che tutti sentono e tutti vivono quotidianamente. Diamo una particolare attenzione a questa esigenza sanitaria che attualmente ci attanaglia, e quindi anche in questo senso lavoriamo affinché il cittadino non si senta solo, il cittadino possa avere una continua comunicazione da parte dell'amministrazione e possa avere un'assistenza continua, anche laddove non possano arrivare magari il personale sanitario, ahimè, sottoposto veramente a pressioni esagerate, cerchiamo di fargli sentire e cerchiamo di dargli quello che è possibile per loro. Era solo questo, quindi un invito a tutti di lavorare insieme affinché si possa dare un'impronta seria e un'immagine diversa a questa città che lo merita davvero. Grazie. Grazie bene. Grazie. Ora passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, elezione del Presidente del Consiglio. Allora prego, il consigliere Giorno. Sì, grazie per la parola conferita e buonasera a tutti. Saluto innanzitutto i cittadini che da casa ci stanno seguendo con lo streaming, il signor sindaco e tutti voi presenti. Vorrei dire alcune parole un po' anche di ringraziamento, sento, verso chi mi ha dato la possibilità di trovarmi oggi qui, quindi verso tutti i cittadini che mi hanno sostenuto. Quindi a nome del gruppo di attivisti locali, Movimento 5 Stelle, che rappresento, ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia. Siamo stati soli contro tutti in questa tornata elettorale. Ciononostante siamo riusciti a raggiungere un ottimo risultato con la forza politica per numero di punti di vista. Non è stata una battaglia semplice, ma tanti hanno creduto e sostenuto nella nostra missione. E pertanto rivolgo a tutti loro un sentito grazie. Un territorio come il nostro è davvero un piccolo miracolo e farlo tutte per valorizzare questa fiducia.
Un grazie anche a tutti i miei amici attivisti e compagni di viaggio che hanno dato il cuore e tutta la loro energia al nostro progetto. Grazie per non aver mollato e per essere rimasti anche a momenti più bui, nelle scelte difficili al mio fianco. Sono qui anche grazie a voi e per voi. Dopo questo momento sentito di ringraziamento, non posso che augurare a tutti voi un buon esercizio di mandato e di lavorare con trasparenza e onestà, coinvolgendo tutti coloro che avranno la volontà di contribuire alla politica del bene comune. Non amo fare polemiche, quindi porto un attimo già avanti, soprattutto perché sono consapevole del difficile momento storico che stiamo vivendo, sia come comunità locale che nazionale. Abbiamo davanti un territorio, come è stato più volte già presentato, al collasso, quindi abbiamo una situazione difficile, usciamo da instabilità politica, amministrativa, i cittadini ci chiedono delle risposte tempestive, quindi non possiamo perdere tempo. E poi alle tante difficoltà strutturali si aggiunge anche l'emergenza epidemiologica che stiamo vivendo e poi la conseguente crisi economica. Però volevo fare una piccola riflessione su quella che poi verrà presentata sulla scelta della giunta comunale, che abbiamo già saputo in anticipo, no? Di questa volontà di ricorrere ad una componente tecnica. Personalmente ci tengo a precisare che ho difficoltà a comprendere la scelta, perché mi sembra davvero strano e assurdo da comprendere che su 18.737 abitanti non ci sia una sola persona con, diciamo, con determinate competenze e requisiti per poter svolgere determinate funzioni. Quindi, per quanto faccio a voi, mi auguro che svolgiate le vostre funzioni in totale libertà, però devo confidare che non mi sento rappresentata come cittadina di Casalatore da chi non vive personalmente le problematiche del territorio. Ancora più quanto ho saputo che tale nomina è stata riconosciuta anche per il vice sindaco, quindi avere un vice sindaco che non è di Casalatore, non è del comune e non vive il territorio, mi sembra alquanto strano. Poi dopo ci confermerete o meno se tale scelta poi è andata avanti. Ciò non toglie che il mio ruolo non sarà in cerca di un istruzionismo ideologico, ci tengo a precisarlo, ma quello di opposizione vigile, attenta, ma anche costruttiva e collaborativa dinanzi a progetti e proposte di iniziative che diano ai cittadini le giuste risposte. Quindi, come dicevo, ritengo che non ci sia più un solo minuto da attendere. Abbiamo la necessità e il dovere di mettere al centro il benessere dei cittadini. Non possiamo più permetterci di sprecare tempo e risorse e di subire ulteriori speculazioni in un territorio già devastato. E su questo aspetto la mia posizione sarà intransigente. Vi chiedo quindi di essere celeri. Il Paese ha bisogno quanto prima di linee programmatiche e di mettere in atto interventi concreti. Lo dobbiamo alle giovani generazioni, a chi nonostante le mille insidie continua a rimanere nel nostro comune, alle persone più svantaggiate e a chi soprattutto in questo momento sta soffrendo a causa del Covid-19 e sperimentando un profondo abbandono purtroppo anche delle istituzioni, perché isolati e lasciati senza la giusta assistenza. È il momento di mettere da parte gli egoismi e di lavorare con serietà. Ci tengo particolarmente a cogliere questa occasione anche per ricordare alcune tematiche che continueranno ad essere il focus della mia attenzione, che abbiamo intercettato come gruppo politico in questa esperienza insieme ai cittadini. Anche se devo dire che con mia grande sorpresa ho appena appreso che il sindaco appunto ha ripreso tanti di quei punti del nostro programma, quindi sono stati in qualche modo generosamente adottati dell'amministrazione attuale, quindi questo non può che farmi piacere, perché è la conferma che abbiamo lavorato bene. Quindi siamo riusciti ad intercettare i problemi, ma individuare con i cittadini anche possibili soluzioni. Quindi non potrei che essere felice che in questi 5 anni di attività amministrativa il nostro programma dovesse essere completamente realizzato e con essa migliorata la nostra qualità della vita. Vorrà dire che abbiamo risposto al nostro dovere. Ad ogni modo voglio ricordare quelle che sono state per noi le nostre battaglie storiche. In primis la riqualificazione delle strutture scolastiche, la necessità di maggiore sicurezza e controllo nel nostro territorio, soprattutto nelle ore notturne, l'implementazione dei progetti di utilità collettiva dei percettori del reddito di cittadinanza, che soprattutto in un momento difficile come questo possono dare un grande contributo alla gestione di alcuni servizi sul territorio, tematica sulla quale abbiamo avuto già la possibilità di interfacciarci con il commissario uscente, tenuto conto che su 5 nostre proposte
Due progetti sono già stati deliberati e attendono solo di essere implementati. Ricordiamo poi la necessità di dover approvare un piano paese comunale ed un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per mettere un freno alla cementificazione selvaggia, per evitare abusi e favorire l'accessibilità ai luoghi pubblici anche a chi ha difficoltà motorie. Ci auguriamo che in futuro si adotti una visione urbanistica precisa, con una progettazione flash che priva di criteri e di sostenibilità, che i cittadini vengono coinvolti e resi partecipi, in quanto, voglio ricordare, sono loro i primi beneficiari del nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie, consigliere Ruzzone. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Maiuna. Vorrei soltanto, visto che la... forse non gli parlo da tutti, non si sente. No, devi accendere il microfono. No, la prima seduta del Consiglio Comunale è una seduta di benvenuto al sindaco, all'amministrazione, al consigliere comunale, è una seduta di ringraziamento. In genere dà fastidio fare polemica in questa sede, in questo momento. Noi dobbiamo solo fare gli auguri al sindaco e penso che ne abbia bisogno. Sentite dalle considerazioni che ha fatto il consigliere di Giacchi. Noi saremo qui per votare tutto ciò che farà bene a casa tua. Voteremo sempre tutto, non andremo mai ad andare a firmare le dimissioni, questo lo garantisco, e appoggeremo tutte le iniziative che metterà in campo il sindaco con la sua amministrazione. Non con i plec, però sindaco, per favore, che le telecamere già sono pronte, il campo sportivo già è stato abbattuto, sono plec, non devi usare il sindaco deve dare le idee delle sue idee, non quelle che ci ha fatto e fa finta che sono. Però va bene lo stesso, importante che si faccia. Noi approveremo sempre tutto quello che va fatto per casa. Non abbiamo nessun problema a non votare e soprattutto a dare indicazioni. Solo questo, nient'altro, perché le cose importanti sono quelle che già sono state dette più volte in questo Consiglio Comunale. Ringraziamento ai cittadini che hanno votato, soprattutto a quelli che hanno votato, agli amici che ci hanno dato la mano, a quelli che si sono impegnati per la politica. Non c'è bisogno di aggiungere altre cose stamattina, perché è solo una strada di festa. Basta. Auguri al sindaco e tutti i consiglieri. Prego, consigliere Guida. Grazie, presidente. Prova. Per il futuro presidente, lo dico già da adesso, se gentilmente ci mette nelle condizioni giuste di lavorare questi anni nei compiti del prossimo presidente del Consiglio, quindi vi invito già a prendere nota. Sentite? Dicevo, magari poi dopo lo diciamo al presidente dopo la votazione che vanno aggiustati i microfoni. Niente, come diceva il consigliere Maglione, è giusto il momento di farvi gli auguri, di fare gli auguri al sindaco, alla maggioranza, ma anche a noi dell'opposizione, quindi è un po' un intervento inaugurale di questo Consiglio Comunale, ma capirete che prima, in un clima così surreale, quale stiamo vivendo, vi assicuro vederci tutti quanti con delle mascherine, distanti, un po' come diceva anche il sindaco prima, non fa bene, fa male al cuore. Quindi il mio primo pensiero è, mi capirà il sindaco, si vede il tuo come... Mi capirai se il mio primo pensiero va ai nostri concittadini affetti dal Covid, che sono a casa e che magari non riescono neanche a vedere lo streaming perché non ci siamo attrezzati bene. Questo è un altro monito che voglio fare all'assessore poi preposto all'informazione tecnologica, la delega degli atti bianchi. Cioè, voglio dire, questi cittadini già non possono seguire, già hanno delle difficoltà. Il periodo è quello che almeno facciamo di vedere il Consiglio Comunale, che non possono
venire qui, lo potevamo aggiustare un attimino meglio, ma speriamo che con la squadra di governo questo possa, insieme a tanti altri, questo possa essere migliorato. Quindi allora rivolgo il mio primo pensiero da consigliere comunale e dico auguri di buona guarigione a loro che hanno fatto questo. In bocca al lupo, voglio dire, hanno mettere un po' di quindi il mio in bocca al lupo personale, al sindaco, alla maggioranza, ripeto, e anche alla squadra di governo che ci presenterete tra poco, ma il conto è stato già ordinato, noi siamo ordinati con la squadra di governo, abbiamo già convocato i membri. E sindaco, veramente, dalle squadre scende una moltiplicazione per un intero territorio. Questo è forse il consiglio comunale meno territoriale della storia del nostro comune. Com'è possibile che secondo voi non vi è nessuna causa d'autore degno in grado di prestare un ruolo governativo? Cioè, almeno avevamo bisogno di essere scolarizzati da persone che fino a ieri nemmeno sapete il nome della piazza dove siete. La casa comunale. Vi auguro però per i cittadini e vi auguro che queste scelte potranno alzare il livello della discussione, porteranno grandissimi risultati poi alla cittadinanza e alla cittadina di Casalatore, perché a questo punto ci aspettiamo davvero tanto da tali professioni. Preciso al qualunque che l'opposizione, così come da me interpretata, è e sarà sempre volta ad agire per l'interesse dei cittadini tutti, in modo costruttivo, propositivo, come al contempo però sarà sempre puntuale, ferma, vigile sull'operato dell'intera macchina comunale. Per finire, permettetemi, io intendo ringraziare con umiltà i 374 cittadini che mi hanno permesso di venire eletto consigliere comunale. A loro tutti voglio dire che la mia sarà la loro voce nel consiglio comunale e che sarò sempre disponibile ad ascoltare. Quando avranno le segnalate, ma ascoltare tutto. Perché vedi, sindaco, l'ascolto è quella cosa bella, quella cosa importante, che un individuo può dare all'altra persona un dialogo, riuscendo a capire quello che non dice l'altro. Quindi noi dobbiamo ascoltare le persone anche quando non parlano. È stata una cosa di firma che vi invito a fare, e io sarò pronto a farlo. Beh, concludo dicendovi che per me è un vanto camminare per strada, e quello di essere un consigliere comunale del comune di Casalatore. Grazie. Quattro interventi. Possiamo passare al terzo? No. Prego, consigliere Romiti. Io io la prima cosa che voglio fare, sindaco, penso che questo sia il pensiero di tutti quanti voi, ringraziare chi ci ha dato la possibilità di svolgere le elezioni in un periodo così difficile. Le forze dell'ordine, io sono stato nel peso della benedetta voce di presente, i suoi mi hanno mandato tempo a fare tutti i 4 giorni di elezioni. Le cose dei loro indipendenti normali, ma soprattutto i cittadini di Casalatore che sono andati a votare in un periodo così difficile. Poi voglio augurare una buona serata a tutti, un buon lavoro a tutti i consiglieri, gli assessori, se anche se non sono ancora sentimentati del consiglio, ai cittadini che ci stanno seguendo con lo streaming. Non so, tu dici che forse c'è qualche problema. La via di questa consigliatura giunge al termine di una campagna elettorale destinata a rimanere nella storia, considerando il numero di sindaci. Questo ci suggerisce un percorso di dialogo e di confronto non facile da costruire, ma che ritengo importante. Per questo io mi auguro che lei non sia semplicemente il sindaco di tutti, ma il sindaco di ciascuno. Con questo intendo che ciascuno possa riconoscere in lei un interlocutore attento e disposto al dialogo e alle proposte che ciascuno di noi. La parola.
che da ciascuno possano pervenire. Infatti di lavoro perché lei aveva giustato, leggiato. Penso che lei ricordi che questi sono concetti, che questi sono concetti che più volte io e lei, da questi banchi dell'opposizione, abbiamo ripartito alcune amministrazioni sorde, ma soprattutto politicamente arroganti. Il senso di responsabilità ci impone di dare un'attenzione e un impegno particolare al problema che stiamo vivendo, che colpisce la salute fisica e sociale. Con tutto il rispetto di gli assessori che tra poco conoscerò, che lei ha nominato, Di Marco come i miei colleghi, mi diceva una qualche consigliera, qualità, rimango sorpreso dal fatto che nessuno sia di casa loro e sono profondamente dispiaciuto che lei per poter formare la giunta abbia dovuto viaggiare per paesi e città. Con tutto il rispetto professionale, non permetterei mai di offendere questo. Ma forse si è dimenticato di partire da casa loro. E è partito da casa loro. Io sono breve e le voglio fare solo, come dicevo, i miei colleghi, i miei più sinceri auguri e in bocca ai lupi. Scusa, a lupo. Grazie. Bene, ci sono altri interventi. Possiamo passare al terzo punto all'ordine del giorno. Elezione del Presidente del Consiglio. Allora, la Presidenza designa alcuni scrutatori, i consiglieri del Prete, Riccardi e Cristone. Qui potete venire anche la Presidenza. Mentre che i consiglieri consegnano le schede, ricordiamo che per il primo turno di scrutinio è necessario i 2/3 dei componenti, quindi 12 consiglieri comunali per avere la maggioranza. Mentre il secondo turno di scrutinio è il 50% più, quindi la maggioranza assoluta, cioè 9 consiglieri. Silva Nadia. Silva Nadia.
Nadia Silva. Silva Nadia. Bianca. Bianca. Nadia Silva. Silva Nadia. Silva Nadia. Silva Nadia. Bianca. Ci consultiamo su questa cosa? L'ho visto con tutto il mondo, però. Questo è un altro messaggio da funzionare. C'è una votazione da capo. Allora, si ripete. Si ripete la votazione. Questo è veramente magliati, si vede. No, no, la votazione mette gli altri le schede. Che facciamo la votazione? La prima da capo. No, no, diciamo che la prima. Le schede che fanno l'onda all'arte dagli altri del consiglio sono 14. Avete avuto tutti quanti la scheda? Iniziamo con la votazione allora? Iniziamo con la votazione? Avete scritto? Nomi? Perfetto, ora passerà uno scrutatore a raccogliere per i bianchi. Esatto. Ok. Ma sulla consigliera passi direttamente le con la cassetta. Quindi non ci vedo se è nella consiglia, qualcuno ha delle cose di scuola, a tutto. Deve continuare le operazioni di voto, se ne vado no. Io un consiglio comunale giovane, ben venga consiglio utile. Io ve l'avevo anticipato. Tutti hanno votato adesso? Possiamo procedere allo scrutinio. Silva Nadia. Bianca. Nadia Silva. Silva Nadia. Silva Nadia. Silva Nadia. Bianca. Silva Nadia. Nadia Silva. Silva Nadia. Silva Nadia. Bianca. 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 Schede bianche. 5. Schede votate Silva Nadia. Nove. La maggioranza non è stata raggiunta, quindi dobbiamo procedere con la seconda votazione.
meno che non vi sia chiesta una sospensione, nessuna richiesta, possiamo procedere direttamente alla sospensione. Consigliere, se il consigliere del prete può consegnare, diciamo, insieme al consigliere Riccardi, possono consegnare la consigliera che c'è avuto il ritiro con la cassa. Se tutti hanno già votato, possiamo passare alle richieste. Bianca, Nadia Silva, Silva Nadia, Nadia Silva, Silva Nadia, Silva Nadia, Silva Nadia, Nadia Silva. Nadia Silva. Procediamo con la seconda punta. Schede bianche 5. Schede votate Nadia Silva 1. Allora, proclamo eletta la consigliera Nadia Silva. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Prego, consigliere, può approvato? La consigliera può dire a sé. Presidente. Buonasera a tutti, poche parole per farvi partecipare della mia emozione e della mia gioia nel ricevere questo incarico istituzionale di grande importanza. Cercherò di svolgere il migliore lavoro. Colleghi consiglieri, signor sindaco, signori assessori, non mi sarà difficile comprendere con quale emozione in questo momento prendo la parola. Vorrei ringraziare i consiglieri comunali che con il loro voto hanno voluto darmi la fiducia e la possibilità di ricoprire questa importante carica e quelli che però di ragioni di parte non hanno potuto farlo. Il ringraziamento più grande però devo rivolgerlo a Dio, ai cittadini di Casalatore, che hanno deciso di eleggermi consigliere comunale. Senza il loro fondamentale contributo non avrei potuto sperimentare questa importante esperienza politica. Il mio impegno politico oggi assume un significato diverso, quello di Presidente del Consiglio Comunale, un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica.
ma che soprattutto assumo con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto. Unico fine è garantire una democratica dialettica tra i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza e la ricerca costante dell'equilibrio che il Presidente del Consiglio dovrebbe esercitare. Credo che nessuno di noi debba dimenticare la distinzione tra passione politico e senso delle istituzioni. L'aula consigliare è di sicuro l'ambiente naturale in cui attraverso il dialogo e il confronto si può e si deve contribuire al progresso della nostra comunità. Pertanto il mio impegno sarà dedicato alla necessità di garantire e tutelare i diritti e le prerogative di tutti i consiglieri e componenti del Consiglio, garantendo l'esercizio effettivo delle nostre funzioni, nell'osservanza e nel rispetto delle leggi, dello statuto e dei regolamenti. Nessuno dovrà sentirsi escluso dalla possibilità di espletare al meglio il proprio mandato, attraverso il potere di indirizzo e di controllo che ci ha affidato. Sono sicura che potrò ancora contare sull'aiuto dei dipendenti comunali, tutti, perché già nel corso del tempo, con grande preparazione e professionalità, hanno con me collaborato nell'interesse della collettività. Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo che oggi assumo, affinché tutti i sentiate garantiti dalla mia persona. Sarò un primus inter pares. Tenterò nel mio mandato di rilasciare il ruolo del Consiglio Comunale, adoperandomi al massimo perché possa essere dato il maggior risalto a questa assise, strumento per riavvicinare la gente alla politica, per far comprendere che la stessa dipende dal comportamento di coloro che la esercitano. Per questo, ad ogni consigliere che vorrà prendere la parola, chiedo di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro mandato. La qualità dei nostri interventi determinerà la qualità di questa assemblea. Grazie e buonasera. Procediamo adesso con i lavori del Consiglio. Scusate. E passiamo alla elezione del vicepresidente del Consiglio. Un attimo, diamo la parola al consigliere Luigi Maggiore. Sempre nello spirito del primo consiglio comunale. Noi facciamo solo un'affermazione dell'opposizione. Noi non siamo disposti ad accettare la carica di vicepresidente del Consiglio, quindi sceglietevi anche il vicepresidente. Poi avremo tempo per polemiche e per altri elementi. Grazie. Alla luce delle dichiarazioni del consigliere Maglione, prendiamo atto e proseguiamo con la votazione per la nomina di vicepresidente del Consiglio Comunale. Attendiamo della scelta fatta dalla parte della maggioranza, dalla parte della minoranza, chiedo scusa, però io credo che la figura del vicepresidente sia un rispetto della legalità e della trasparenza e che noi pertanto come maggioranza ci esprimeremo perché noi pensiamo che comunque un componente della minoranza debba avere la carica di vicepresidente. Quindi noi faremo la votazione e esprimiamo noi un componente della minoranza. Un attimo, mi dovrebbe chiedere la parola. Noi sempre nello spirito di non fare polemiche. È proprio nello spirito che abbiamo detto che non accetteremo, quindi ci divertiremo nell'attimo in cui ci nomineremo. Quindi vi prego, non nominate nessuno di voi, non fate altri di pubblicità da campo, in farina a sede e si può votare, ma non vi arriverà la lettera domani mattina, quindi se dovete votare un vicepresidente, votate la lettera. Grazie consigliere Maggiore. Fine, vi do scusa. Lo dico io quando l'altro è finito. Non ho finito ancora, chiedo scusa. Quindi sappiamo che in termini di democrazia c'è spazio e ci deve essere spazio, però non voglio fare polemica in questo senso. Grazie.
Ringraziamo il consigliere e propongo una sospensione della seduta di 15 minuti. Cortesemente i consiglieri dovrebbero chiedere la parola prima di interferire nelle dialoghi nei confronti. Mi pare di aver comunque sentito che gradita la votazione è concessa. Quindi procediamo con la votazione rispetto alla proposta di sospendere per 15 minuti la seduta consigliere. Però posso dire una cosa, mi scusi, non sono stati chiesti gli astenuti di aiutare, questo l'ho visto. Sì, consiglieri, possono occupare i loro banchi e riprendiamo la votazione. Se io adesso si fa un gradimento, come diceva il Presidente, lo spendete in casa, lo capisce, un bel'altro senso, capisce, qualcuno deve provare, giusto? Deve consigliere con attento. Penso che sia una procedura corretta, ma non è corretta, non l'ho mai fatto il Presidente del Consiglio, però... Diamo la parola al consigliere del prete. Allora, Maggiore, prendiamo atto ovviamente, e che è chiaro come il sindaco ha dato anche la sua precisazione. La figura del vicepresidente tocca, insomma, più che altro per prassi all'opposizione, ma dove, ecco, quello spirito di collaborazione che ci siamo detti fino a questo momento, l'opposizione prende la posizione compatta e dice che ad oggi non voglia esprimere nessun vicepresidente, ritengo che anche la stessa sospensione sia superflua, ma bisogna prendere atto chiaramente che in questo caso si debba procedere con regolazioni, perché sennò finisce che lo spirito di collaborazione tanto demandato, secondo me, non trova poi riscontro nell'operativa. Ad ogni buon conto, io avrei il piacere di poter interrompere con l'opposizione, quindi la sospensione era per quello, per cercare un attimo di interrompere, per cercare di trovare una soluzione. Quindi io propongo comunque di accettare la richiesta di, cioè propongo di una sospensione di 15 minuti, ma al fine di poter interrompere maggioranza e opposizione per vedere se si riesce a risolvere questo problema, altrimenti chiaramente noi ci atteniamo a quella che è la decisione dell'opposizione. Grazie. Allora, pervenuta la proposta di sospensione di 15 minuti della seduta consigliare, passiamo alla votazione. Quanti sono a favore? No. 10 a favore, 10 voti favorevoli, astenuti. La consigliera Buzzone? Ok, 2 astenuti, voti contrari. Allora, 1 astenuto, voti contrari. 3 voti contrari. Allora, questa è proposta da un'altra.
Grazie.
Grazie.
No, sono quelli che c'è.